Siete mai stati nelle sabbie mobili? No, io non ci sono mai stato neanche, ma qualche lettura da ragazzo o qualche film mi hanno fatto venire in mente, per capire meglio la teologia della lettera ai Romani, una immagine del genere. Immaginate allora di essere nelle sabbie mobili. Inevitabilmente si affonda. Agitarsi non serve un granché, anzi, più ci si muove e più si va giù, inesorabilmente. È la condizione umana di tutti, proprio di tutti. Stiamo affondando. Abbiamo il desiderio del bene e della vita, ma non la capacità di realizzarla. E sbattendo, dandoci da fare, anche facendo delle opere, andiamo a fondo e affonderemo del tutto. Tenerci per mano non è una soluzione, può essere una consolazione momentanea. Affondiamo insieme, ma non ci salviamo gli uni gli altri. Abbiamo bisogno di qualcuno che non sia nella nostra condizione. Noi abbiamo i piedi sul mollo che affonda. Abbiamo bisogno di qualcuno altro da noi che abbia i piedi sul solido. C'è qualcuno del genere? La bella notizia, il Vangelo che Paolo porta ai cristiani di Roma è: c'è! Si chiama Gesù Cristo. La sua fede è il suo fondamento, è la solidità. Egli, a differenza di noi, è sul solido. Ma vuole darci una mano? Perché è possibile che lui sia sul solido e ci guardi nelle sabbie mobili, ci saluti e ci lasci stare nella nostra melma fangosa. La bella notizia è che colui che è sul solido è dalla nostra parte, Dio è per noi, Gesù Cristo è dalla nostra parte, egli è la mano che Dio tende a noi, peccatori, è la parola che ci salva, è la via che ci guida alla pace. Gesù Cristo è la mano che Dio tende a noi, a tutti e a ciascuno. Mi tende la mano perché io possa afferrarla e lasciarmi tirare fuori. Che cos'è il mio atto di fede? Se non afferrare quella mano? Ma io afferro la mano di Cristo se sono convinto che da solo non ce la faccio. Se mi rendo conto della mia impotenza a salvarmi, afferro la sua mano e sono contento che ci sia uno che dall'esterno mi tiri fuori. Ma è possibile che invece l'orgoglio mi ponga in una posizione falsa di sicurezza? No, grazie, ce la faccio da solo. C'è il rischio di vergognarsi di aver bisogno di essere salvati. Io non voglio ammetterlo. Io ce la faccio da solo. Io non sono come gli altri che si comportano male. Io sono capace di fare il bene. Non è vero. Ma è possibile che mentiamo a noi stessi e che ci illudiamo in questa forma di presunzione religiosa? È la condizione in cui Paolo è vissuto da giovane. Da giovane fariseo aveva questa idea. Parlava con Dio ringraziandolo di non essere come gli altri uomini peccatori. Lui invece era osservante. Maturando, cioè incontrando Gesù sul serio,
Paolo si è accorto di essere il primo dei peccatori. Alla fine della sua vita, scrivendo a Timoteo, dirà: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori e di questi il primo sono io. Non si vergogna di avere bisogno di essere salvato. Questo è l'atteggiamento di fede. Salvi per fede, non per opere. La salvezza viene da Dio. E richiede come condizione che io mi lasci salvare. Il mio atto di fede sta nel prendere la mano di Gesù Cristo. La condizione indispensabile è che ci sia Gesù Cristo e che sia sul solido e che voglia tirarmi fuori. Io glielo permetto. Non mi tira fuori a forza. Potrebbe prendermi, ghermirmi e a forza tirarmi su dal fango in cui sto affondando. Non lo fa di forza, non lo fa se non lo voglio, non lo fa se io non acconsento. Mi porge la mano, mi propone la salvezza, mi offre concretamente e continuamente la possibilità di essere salvo, ma non mi costringe ad essere salvo. È indispensabile da parte mia l'atteggiamento di accoglienza, cioè la fede. Io prendo quella mano che Dio mi porge e mi lascio tirare fuori dalle sabbie mobili. Non sono io che faccio forza. Una volta che ho afferrato la sua mano, è lui che fa forza. Non sono io che lo tiro giù. È lui che mi sta tirando su. E io mi lascio portare dal Cristo che mi sta salvando. L'opera della salvezza è in divenire. Paolo insegna come questa opera stia realizzando la nostra vita adesso. È già cominciata, non ancora completata, si realizzerà nella gloria eterna. Adesso, con la forza dello Spirito, facciamo morire le opere della carne per vivere la vita nuova. Stiamo venendo fuori da questa condizione di sabbie mobili. Con una immagine del genere ho cercato di riprendere il grande insegnamento teologico delle prime due parti della lettera ai Romani. Ci restano ancora le altre due. La terza, che occupa i capitoli 9, 10 e 11, dove Paolo parla della condizione di quei giudei che non hanno accettato Gesù come il Cristo. E dice di provarne sofferenza. Sono testi particolarmente difficili perché adoperano un linguaggio tipico del dottore della legge che va a ricercare negli scritti biblici le giustificazioni di quello che sta dicendo. Ma sono anche capitoli affascinanti perché mostrano come Paolo non abbia capito tutto, e lo dice. Ma abbia capito il senso profondo. C'è il problema di spiegare questo dramma storico. Il popolo, dopo aver atteso per secoli il Messia, nel momento culminante in cui la promessa si realizza, non lo riconosce, lo rifiuta. Non è vero che l'abbiano rifiutato totalmente. Paolo è un ebreo, Pietro, Maria. Gli apostoli, gran parte dei primi cristiani sono ebrei di origine, che non hanno rinnegato l'ebraismo, ma hanno portato a compimento la loro fedeltà al Dio dell'alleanza, riconoscendo in Gesù di Nazaret il compimento delle promesse. Però una parte di Israele si è intestardita, si è chiusa,
e ha rifiutato Gesù come Messia. Questo non significa che Dio abbia ripudiato il suo popolo e che sia venuto meno alle sue promesse. Soltanto che il ruolo di Israele è passato alle genti e coloro che fanno parte del popolo non vengono messi fuori del progetto di salvezza. Dio continua a lavorare per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Paolo sta parlando a delle comunità cristiane in cui molti sono ebrei e qualcuno non lo è. Sta facendo un passo in avanti, proponendo una situazione nuova dove l'appartenenza culturale, etnica, non è determinante per la salvezza. La salvezza è offerta ai giudei, ma anche ai greci. Tuttavia, i greci, i romani, non devono diventare a loro volta orgogliosi di questa salvezza e disprezzare gli ebrei che non hanno accettato il messaggio di Cristo. Con una immagine tratta dal mondo dei contadini, Paolo parla di un olivo selvatico che è stato innestato sul ceppo di un olivo buono, domestico. Le altre genti sono come l'olivo selvatico che viene innestato nel ceppo di Israele. C'è un albero che è stato tagliato, ma il ceppo è buono e su quel ceppo sono stati fatti degli innesti che producono un nuovo albero che porta frutto. Ma i nuovi virgulti non siano orgogliosi di sé, riconoscano che è il ceppo che porta loro e i frutti che possono produrre dipendono dal fatto di essere innestati nel ceppo. Paolo è un ebreo che non ha rinnegato l'ebraismo e non ha buttato via i libri dell'Antico Testamento, come non facciamo noi. Ci sentiamo perfettamente inseriti nella tradizione del popolo ebraico e abbiamo accolto questa promessa. Il nostro atteggiamento non è di polemica contro di loro, ma semmai è di gratitudine perché ci hanno trasmesso questo patrimonio e ci hanno accolto nel ceppo. Se a noi è data la grazia di portare frutti, non è merito nostro, ma è l'opera di Gesù Cristo che si realizza in pienezza. E il progetto riguarda ancora anche loro perché tutti possano giungere alla giustificazione, alla piena comunione di amicizia con Dio. E arriviamo così all'ultima parte della lettera ai Romani, dal capitolo 12 fino alla fine, dove l'apostolo sviluppa una trattazione morale. Si dice che è una sezione parenetica, cioè esortativa. Infatti, il capitolo 12 inizia proprio così: Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto logico, secondo ragione, non animalesco, ma umano e razionale. Vi esorto dunque, due parole fondamentali. Vi esorto dice che tutto ciò che segue è una esortazione, una predica di tipo morale, di incoraggiamento.
ma ancora più importante è quel dunque, che mette in rapporto la prima parte, ben 11 capitoli, con quello che segue. Vi esorto dunque, in forza di tutto quello che è stato detto, adesso vi esorto a metterlo in pratica. E qui comprendiamo come nella prospettiva cristiana la morale sia una conseguenza, non la causa. Non sono salvato se faccio bene, ma essendo salvato, di conseguenza faccio il bene. È importante arrivare a questa mentalità, perché troppe volte nella nostra predicazione è stato detto che dobbiamo fare il bene per guadagnarci il paradiso, per salvarci l'anima. Questa è una prospettiva scorretta, è una teologia farisaica, pre-cristiana. Dobbiamo riconoscere che l'opera della salvezza è di Gesù Cristo, che il paradiso ci è regalato, che la salvezza ci è data gratis, che Cristo è morto per noi quando eravamo peccatori. Però l'opera che è stata compiuta ha trasformato la nostra capacità e ci ha resi capaci di vivere bene. A questo punto ci è chiesto di mettere in pratica il dono che ci è stato fatto. Provo a sviluppare un'altra immagine. Potremmo chiamarla la parabola del pittore. Se io ti dicessi di dipingermi un quadro, tu potresti dirmi: non ho l'attrezzatura, non ho ciò che serve, mi manca la tela, i pennelli, i colori, come faccio? Allora io ti procuro tutto il materiale che ti serve per poter dipingere. Ti offro la tela, il cavalletto, i pennelli, i colori, i solventi, tutto. Adesso ti dico, dipingimi un quadro. E potresti essere ancora bloccato perché dici, non ho la capacità. Beh, senza pennelli e senza colori non posso dipingere, ma adesso che ho i pennelli e i colori, mi accorgo di non essere capace di disegnare, di stendere il colore. Sì, qualche macchia posso farla, ma disegnare un volto è difficilissimo. Non ho la capacità, non ci riesco. Capite il senso dell'immagine? La strumentazione per dipingere un quadro potrebbe essere paragonata alla legge. La legge ti dice che cosa devi fare. La legge ti comunica la conoscenza, ma non la capacità. La legge ti dice che cosa devi fare senza darti la capacità di farla. In teoria tu potresti. Hai tutta l'attrezzatura. Sai come si fa. Ma un conto è sapere come si tiene il pennello, come si stende il colore. E un altro conto è farlo. Se uno non è capace, non è capace, non ci riesce, non ce la fa. Questa è la condizione umana. Mi è stato detto che devo perdonare. Mi spiegano tutte le regole del perdono. Io le ho imparate e le so. Sì, però quando mi trovo nella condizione che qualcuno mi ha trattato male, mi ha fatto un grave danno, io non riesco a perdonarlo. Non ce la faccio. Lo so che bisognerebbe, ma non ci riesco. E allora la legge non è sufficiente.
ci vuole la grazia. La grazia non annulla la legge, ma la rende possibile. Se riprendo l'immagine del pittore, potrei dire che per grazia di Dio ci è data la capacità di dipingere. Umanamente io posso fornirti pennelli e colori, ma l'estro artistico non posso dartelo. È un'opera divina creare la capacità. Bene, l'opera di Gesù Cristo sta proprio qui, nella capacità che ci è stata regalata di essere degli artisti. Ci è stata data la abilità di vivere una vita bella, buona, santa. Ci è stata data la capacità di dipingere un quadro splendido. Notate però. Ti ho fornito l'attrezzatura. Ti ho dato la capacità artistica. Adesso continuo a ripeterti. Dipingimi un quadro. La tela è ancora bianca. Sei tu che devi dipingere. Ti è stata data la legge, non è sufficiente. Ti è stata data la grazia, adesso sì, puoi. La tela è ancora bianca. L'opera devi farla tu. Sei tu che dipingi. Però una volta che hai dipinto, ricordati che hai messo in pratica quello che il Signore ti ha dato. È la legge che ti ha rivelato e la grazia che ti ha reso capace di fare della tua vita un'opera d'arte. Vi esorto dunque, dunque, in forza di quel che avete ricevuto, a fare della vostra vita una offerta, un sacrificio santo e gradito a Dio. Non si tratta più di offrire degli agnelli o dei capretti, si tratta di offrire se stessi. Questo è il culto logico, secondo il Logos. È l'offerta della propria vita, trasformando la vostra mentalità e rinnovandovi. È molto importante questo finale. È l'invito a non conformarsi alla mentalità del mondo, andando dietro alle mode, alle abitudini, soprattutto non andando dietro al proprio istinto, ma trasformando la propria mentalità, rinnovando la propria persona sul modello di Gesù Cristo. Non dall'esterno ci ha detto quel che dobbiamo fare, dall'interno ci ha cambiato, ci ha dato quello spirito che ci rende capaci di una vita nuova. E allora tutti i testi che troviamo in questi capitoli 12, 13, 14, 15 della lettera ai Romani non sono la causa della salvezza. Fate così se volete salvarvi. No, sono la conseguenza. Visto che siete stati salvati, cioè siete stati resi capaci di fare della vostra vita un'opera d'arte, vivetela concretamente. Benedite coloro che vi perseguitano. Benedite, non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte. Piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Non
Non rendete a nessuno male per male. Se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. E fra le molte esortazioni con cui Paolo chiude la lettera ai Romani, penso che questa possa essere un autentico vertice. L'unica possibilità di vincere il male è quella di operare il bene, sempre e solo il bene, con quella capacità che ci è stata data. La nostra vita nuova nello spirito è una vittoria del bene sul male. È la risposta al male sempre e solo con il bene. E così possiamo concludere con quello che Paolo pone alla fine della sua opera, un rendimento di gloria e di grazie a colui che ha il potere di confermarvi secondo il Vangelo che io annunzio e il messaggio di Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, cioè del progetto, che è stato taciuto per secoli eterni, ma ora è stato rivelato e annunziato mediante le scritture profetiche, per ordine dell'Eterno Dio a tutte le genti, perché obbediscano alla fede, cioè accolgano questa possibilità che è stata loro donata, a Dio che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E arrivederci.